eccolo qua, ha funzionato. Cos'ho in testa? Non lo so, il cappello di un pescatore, probabilmente. Eccoci qua. Ciao ragazzi, benvenuti, un salutone a tutti. Ciao Angolo Video Game, ciao ragazzi, benvenuti, benvenuti. Come state? Come state oggi? Pronti per serata horror? Cos'ho in testa? I capelli e un cappello da pioggia. Oggi è carico, Giacleone. Sì, sono vestito come il Tyrant Mr. X di Resident Evil 2. Come state con questa musica tenebrosa in sottofondo che si chiama Lurking Shadow, è copyright free, quindi si può ascoltare. Sentite che tensione. Sto aspettando che arriva il buon Angolo Video Game in chat vocale. Oh Oh my yeah. god! 20 bit, grazie! Grazie Andre! Che bello, vogliamo gli acciacchi alla fine, prima dobbiamo parlare dei grandi misteri. Che cosa sono gli enigmi planetari? Sono misteri. Sono misteri che riguardano questo pianeta strano e blu e un po' sferico che è la Terra. Ok, grazie per gli applausi. Ah, già, devo poi togliere i sound alert, ma non adesso, dopo li tolgo, adesso li teniamoli ancora un po', teniamolo vivo. E sentite sottofondo questa musica tenebrosa che vi perseguita. Sentite, tu, ci vorrebbe aria più tenebrosa, beh, non lo so, guarda. Più tenebroso di così, già è abbastanza buio, eh. Vabbè, eccoci. Benvenuti ragazzi, adesso si va sul serio. Inizieremo il vivo della serata horror, aspettando Claudio, Angolo e Videogame. Allora, dicevo, enigmi planetari. Ah, come luce intendo musica perfetta, ma la musica perfetta c'è. Sentite, sottofondo. Eccoci qua. Claudio, ciao, benvenuto. No, ora ci siamo. Sì, lo sentite ragazzi? Lo sentite? Perfetto. Sì, ho anche messo la musica sottofondo, guarda, adesso l'abbiamo tolto, ok, perfetto. Fantastico, il mio portatile mi dice che non ho ancora iniziato. Ci hai messi bene, eh? Il mio portatile è molto veloce. Luce un po' troppo, ma se la spengo non si vede più niente, eh? Comunque andiamo direttamente. Enigmi planetari. Il primo argomento di cui parleremo stasera sono gli enigmi della Terra, i sei misteri della Terra. Te, Claudio, ti sei mai posto domande su questa Terra, se ha dei misteri? Ma tante volte, perché comunque molte cose non le conosciamo ancora, quindi giustamente ci sono, per esempio, non sono tutti esplorati, Sì. per esempio, ma poi anche altre cose, quindi Sì. sono misteri nella Terra, assolutamente. Sì, penso anch'io che ci sia qualcosa su questo bel pianeta. Oh, aspetta che ho fatto. Oh, no, ho fatto casino, un attimino, eh. Solito casino. Oh, ho cliccato sul link che mi ha dato Alex e si è piantato tutto, eh. Fantastico. Ma no, Mastilin, devo aprirli prima. No, la tarantella napoletana. Dai, mettiamo. Eccola qua. Uè! Uè! Uio! Come state? Questo qua. Perfetta, eh. Adesso basta, però, eh. Torniamo seri. Torniamo seri. Eccoci qua. No, beh, anch'io. Ma no, ma quello è Discord, non è Claudio. Claudio funziona benissimo lui. E dicevo, i sei enigmi della Terra. Dobbiamo parlare di questi misteri. Ad esempio, ci sono tante cose, tipo le civiltà perdute, tante altre cose misteriose. Ecco, ha fatto ridere Andrea, ha scritto, uè, che già fa. Oh no, ma no, no, lui è mi dissocio, dai, non è vero sta cosa, è uno stereotipo. In realtà non rubano nulla, non è vero sta cosa. Ok, allora, ecco qua, mi ero dimenticato di fare l'annuncio. Vabbè, dico, venite, venite, e poi non pubblico che sono online, ok. Va bene, dai, andiamo, vi metto il reaction, come sempre. Ed eccoci qua, i sei enigmi della Terra, eccoci qua. E siamo dal sito del Corriere.it, quindi proprio non è un sito horror, è un sito normalissimo. E ti dice, dalla cultura. Corriere Il Corriere della dello Sera, sì. sport. Corriere No, 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 della è no, il Guerin Sportivo, dai. Il Guerin Sportivo, eccoci qua. No, dai, a parte gli scherzi. È la composizione del nucleo all'origine dell'acqua e della vita, quello che i scienziati ancora non sanno del nostro pianeta. E vediamo, queste qui sono domande scientifiche, perciò partiamo con i piedi per terra stasera, non partiamo subito con i misteri, ma state tranquilli che stasera vedrete delle cose pazzesche. Uè, sta passando un motorino azzurro con 5 sopra senza casco, dice Alex. Bella, eh? L'ho già visto queste cose, ok. Beh, non c'è bisogno di scendere, le vedo già qua in Piemonte, ok. Quali sono gli elementi che compongono il centro della Terra? Il nucleo caldo del globo azzurro non ha ancora trovato un preciso identikit.
Le misure della gravità dicono che è molto leggero, ma che cosa ribolla con precisione non si conosce. Intanto, un paio d'anni fa, una ricerca francese, perché i francesi facevano queste ricerche, dimostrava che era più caldo del previsto di 1000 gradi centigradi, raggiungendo i 6000 gradi, cioè è bollentissimo, è più bollente di quanto si pensava. Cavolo, cose importanti, no, Cla? Adesso che lo sappiamo, infatti. Buono, buono così, buono così. Mi piacciono queste cose misteriose. Due, qual è l'origine della Terra? Due teorie ancora si fronteggiano. Una immagina che l'acqua sia stata portata dalla caduta sul nostro pianeta di asteroidi e comete. L'avevo sentita questa cosa. L'altra, che sia derivata dall'attività vulcanica, la quale lanciava nell'atmosfera grandi quantità di vapore acqueo, poi ricaduto in superficie. A me vengono in mente, sai, gli attacchi dei giochi di guerra, dove ti lanciano e bombardano ti bombardano di vulcanate. Beh, insomma, si è messi bene. Ok. Quando si è formato l'ossigeno sulla Terra, l'idea era che si fosse concentrato circa 2,3 miliardi di anni fa, ma forse 3 miliardi di anni fa i cianobatteri fotosintetici hanno aiutato la generazione del prezioso gas che respiriamo. Cavolo. A me fa ridere, sai una cosa che mi fa ridere di questo? Vive. Non è tanto il fatto che questi fotosintetici hanno prodotto soltanto l'ossigeno, ma che hanno anche prodotto il gas delle scorregie praticamente, quindi cioè, hanno permesso anche di respirare quello, di sentirne l'odore. Renditi conto Certo, che grande lavoro divino che c'è stato dietro. Intanto Alex certo. ribadisce: simboli di Napoli, orologi, motorini con 594 persone a bordo e monnezza. Cla in questo momento sta pensando: mica che pacco che ho preso. Ah, quel giocatore là, ok. Vabbè, vabbè. No. Ok, com'è nata la vita sulla Terra? Due ipotesi si fronteggiano. Una ritiene che la vita sia arrivata sulla Terra dallo spazio portata da altri corpi celesti come asteroidi e comete. L'altra che si sia evoluta direttamente in superficie combinando i mattoni fondamentali che è Minecraft, amminoacidi e nucleotidi. Ah, beh, sì, ok. Ma come sia avvenuto il balzo dei mattoni alla scintilla biologica non si sa. Infatti, io non lo so di sicuro, poco ma sicuro che non so com'è nata la vita terrestre. Ok? E poi vediamo un po'. Cosa c'è? Come mai 530 milioni di anni fa, nel periodo cambriano, si è avuta un'esplosione della vita? I fossili raccontano che proprio in quel periodo, in un tempo ristretto, si è passati da organismi unicellulari e pluricellulari, che è la diversità delle forme, allora diventava pressa poco poco, questo qui è il corriere per voi, uguale a quella che si è mantenuta sino ad oggi. Pensate. Sapo. Cioè, praticamente siamo ancora più o meno gli stessi organismi monocellulari. Cos'è che non ho letto? Non ho letto anche. No, ma no, ho letto tutto, Alex, ho letto tutte le battute che Ma tu. cioè, ci sono alcuni che come intelligenza, Sì, ci sono alcuni che come sono monocellulari, certe persone sono veramente monocellulari, tipo hanno la cellula alcuni sì. sì, hanno questa mente di monocellulari. Sì, la mente di chi mente, ok. No, non sanno neanche mentire, sono troppo monocellulari per farlo. Allora, dalla Terra origina anche la Luna? Potentissima questa. La teoria oggi più accreditata immagina che un corpo celeste delle dimensioni di Marte sia caduto sul nostro globo, sollevando un'enorme quantità di materiale nello spazio, che poi si è coagulato sino a formare la Luna. Altra immagine che si tratti di un corpo celeste catturato dalla gravità della Terra, ma gli elementi chimici sulla Terra e sulla Luna sono troppo simili per assecondare questo pensiero. Dicono, infatti, troppo simili, quindi praticamente dovrebbero essere tutti sono stati un tutt'uno magari una volta, magari sono tutt'uno questi elementi che formano la Terra e Marte. Cioè, scusami, la Terra e la Luna, no, Marte non c'entra niente, lasciamo in pace Marte, dai, lasciamo in pace Marte. E, beh, avete domande? Io su questo argomento un po', beh, sono misteri, quindi ragazzi, non è che ne sappiamo tanto, sul momento. Oh mamma, si è appena accesa da sole e si è spenta la luce della stanza vicina. Ah, no, è tutto a posto. Non era niente, ok. Allora, dicevo, Come tu hai detto, beh, ci sono dei misteri chiaramente, però pare che sì. No, ora tutto è spiegato, no? Ormai tutto è spiegato. tutto no. Secondo me non sono cose 100% spiegate. Ci sono diverse teorie. Quindi, per Sì, ma ne abbiamo altre. Ne abbiamo altre di curiosità scientifiche, quindi. esempio, le estinzioni di massa è tutto. No, perché poi ti sei andato un attimo via l'audio e non ho sentito. Dicevo che anche nel diciamo nel periodo della Terra ci sono state delle estinzioni che no, o non hanno voluto tanto dire, quindi non hanno tanto pubblicizzata, per esempio quelle lì legate al clima, cioè perché il clima, ormai si dice che il clima cambia, ma è sempre cambiato. Sempre Infatti, cambiato, sì.
Sì, mi sembra nel Carboniano così, il clima è cambiato e aveva causato una estinzione di massa, forse una delle prime estinzioni di massa, però lì nessuno l'ha detto, cioè adesso si dice, ma il clima sta cambiando, ma cambia sempre Ma il il clima. clima cambia sempre, è normale che cambia. Comunque, ancora una cosa, bellissima riflessione di Andre. Jack, ma non vi siete mai chiesti che la Luna è l'unica coordinata su infiniti numeri che serve per la vita terrestre? Fosse spostata in un centimetro, non esisterebbe la vita. Sì, la Luna aiuta, assolutamente aiuta, è in orbita, è in orbita. Dicono che, cioè, secondo una teoria scientifica, la Luna è stata catturata nella nostra orbita mentre faceva tutt'altro e non serve, può benissimo sparire. Per me no, per me la Luna è fondamentale. Però ogni anno si sposta di qualche millimetro, sembra, dalla Terra. L'avevi sentito anche tu questa cosa? Che si sposta sempre di più e si allontanerà sempre di più. Vediamo solo una faccia. Abbiamo solo una faccia della Luna, sì, perché è stata catturata in maniera che non si può proprio vedere l'altra. Continua a girare allo stesso modo, è come una sfera che ruota e continua a mostrarsi in quella maniera lì. È bella la rotazione scientifica. E dice Andre, la Luna permette le stagioni, la vita naturale, la Luna è fondamentale, la vita vegetale. E se vogliamo parlare, beh, qui è un po' più astrologico l'argomento, la Luna regola anche la fertilità e quindi la nascita delle persone, sarebbe un elemento fondamentale per aiutare a far nascere, secondo queste cose, si chiamano periodi lunari e quindi regolano la vita, secondo. Però lì bisogna vedere se è vera sta cosa, ovviamente scientificamente non ci sono basi su cui è fondata sta cosa, perciò l'ho detta così, sia chiaro. Esatto. È anche meteopatico uno può anche essere meteopatico e quindi è influenzato dalla luna. Chi dice c'ha mal di testa per la luna, È lunatico, le persone sicuramente. lunatiche viene dalla vecchia credenza che dare un po' di matto quando c'è la luna piena è una vecchia credenza. Sapete che in passato, l'epoca vittoriana, le donne, anche gli uomini, forse solo le donne, andavano in giro in una notte di luna piena con l'ombrello. Non pioveva, andavano in giro con l'ombrello per le notti di luna piena, perché non volevano prendersi i raggi della luna. Una cosa incredibile dell'epoca vittoriana che ho scoperto. Anche al Sì, sole lo facevano. ma il fatto che i raggi lunari, noi adesso sappiamo che sono totalmente innocui, nel senso non ci fanno niente, però è una cosa, è una curiosità. Adesso andiamo avanti a leggere altre curiosità e siamo sullo scientifico, stasera partiamo dalle basi, perché poi finiamo in boiate, volevo dire in misteri pazzeschi, finiremo in misteri pazzeschi. Ecco, lo dice anche la Vertè che la Luna bussò, dice il buon Andre. Sì, lo dice anche lei che la Luna bussò, è vero, è vero. Ecco qua, e questa è la domanda che Kla si sente dire tutti i giorni, perché siamo così bagnati, vero? Senti spesso, vero, sta No, frase? sinceramente no. Ah, ok. No, non me l'hanno mai detta sta cosa, almeno Ok, non i maschietti, cioè non i maschi, ecco. infatti, secondo gli scienziati, qui siamo su media.inf.it, io cito sempre i siti da cui leggiamo, giustamente, ed è un articolo pubblicato su Life Science e tradotto da loro. Secondo gli scienziati, quando 4,5 miliardi di anni fa la Terra si è amalgamata nella forma attuale, era costituita per lo più da un grande masso arido e secco. Da dove è spuntata tutta quest'acqua? In che modo l'H2O, per non chiamarla acqua, voglio far vedere quanto sono esperto di scienza. Cos'è successo? Oh mamma mia! Grazie! Ciao Jacopo, grazie! Sei abbonato al canale! Con Prime? Troppo gentile! Ammazza, che sorpresa! Questa non me l'aspettavo! Grazie, grazie, davvero, non me l'aspettavo! Ciao, come stai Jacopo? Benvenuto, benvenuto! E dicevo, l'elemento chimico per eccellenza simbolo della vita si è formato fino a raggiungere percentuali attuali? Una delle ipotesi più accreditate è che l'origine sia stato il violento impatto con asteroidi ghiacciati, da cui il nostro pianeta si sarebbe rifornito di acqua per la prima volta. Eppure sono state trovate pochissime prove di questi scontri, così come il mistero dell'acqua rimane irrisolto. Sì. Grazie per l'abbraccio, ricambio anch'io. Posso fare una domanda? Rispondete senza pensarci troppo. Dai, proviamoci. Ci proviamo, Cla? La domanda di Andre? Vai, vai. Sì. Siamo pronti, siamo pronti. Beh, il mistero dell'acqua, anche su Marte ci chiediamo come fa a esserci l'acqua. Secondo voi, perché siamo Ma andati su. in realtà è anche presente su altri pianeti, perché su Titano è presente, e su Europa credo anche fosse presente, Ah, sì, Europa ha una luna di perché Giove. Europa ha una luna di Giove, sì. sotto lo strato di ghiaccio, che dovrebbe essere di tipo 10 km, comunque quello, sotto c'è un oceano d'acqua e sapete che cosa può voler dire acqua? Sì, può voler Cioè dire vuol dire vita, semplicemente che assolutamente, può voler può dire esserci vita. vita. Sì. Sì, o almeno le basi per formare Però una nuova vita, sì. non è vita
che noi magari ci immaginiamo. Può essere, probabilmente sarà a livello batterico se c'è qualcosa. Sì, come pensano gli scienziati, probabilmente sì. Non posso fare GG, come mai non puoi fare GG? Ah, ho disabilitato i sound alert durante questo. Scusami, scusami, ho dovuto disabilitarli perché altrimenti partivano troppi. Dopo lo riabilito, ma non adesso, perché siamo leggi. Non vorrei che successe qualche casino adesso. Allora, la domanda di Andre era: secondo voi, perché siamo andati sulla Luna decenni fa e non siamo più tornati? Torneremo il prossimo anno sulla Luna. L'essere umano tornerà il prossimo anno sulla Luna. Su Marte è presente il ghiaccio. L'altra volta ho visto in diretta, l'abbiamo ripreso una valanga di ghiaccio su Marte. Ok, vuol rispondere a te, Cla, la È domanda vero. di Ander sul perché non No, torneremo ma su di quella lì lì. della Luna, come hai detto, cioè, ci sono dei progetti per tornare sulla Luna, quindi non è una cosa abbandonata. Sì. No, ci sono, soprattutto adesso ci sono anche i primi progetti commerciali, quelli di Elon Musk, SpaceX, che quella è una cosa buona, fra l'altro, mi interessa tantissimo. Jack, dopo l'argomento che ho richiesto io, la Fossa delle Marianne, ho un video apposta molto bello. Sì, con piacere, io. Io ci tenevo anche a dire che comunque secondo me è un po' superato ora la Luna da alcuni. Perché Sì? Come superato? Ma che non sento più Cla. ormai è lì, Ecco, sì. dico, vabbè, la Luna è così. Quindi loro secondo me vanno su altri pianeti. Sì, hanno studiato la Luna a fondo, per quanto hanno anche preso degli estratti dei campioni, adesso vogliono campionare tutti gli altri pianeti, è normale. L'hanno abbandonata per decenni. È stata una questione di economia, hanno spostato l'interesse economico dallo spazio locale allo spazio esterno, perché vogliono vedere i buchi neri, hanno fatto delle scoperte, ci sono delle buone cose, poi comunque la Luna è piena di minerali che non sono presenti sulla Terra, è vero, c'hai ragione su questo, Andre, c'hai ragione, sono i minerali lunari che meritano di essere appunto approfonditi, sono d'accordo su questo. Infatti le prossime missioni sono campioni, di nuovo. Le portano di nuovo delle cose sulla Terra. Virus non credo, però può esserci. Sono d'accordo anch'io su I virus non questo sono minerali, non ragionamento. sono mai stati minerali virus. I virus non sono mai minerali, sono sempre batteri. Se non ci sono batteri, non ci possono essere virus. È quello che vanno tranquilli. Finché non trovano batteri, dicono non ci possono essere virus, quindi non rischiamo. Quello è bello. Il virus non è mai un minerale. È quella una cosa scientifica. Ci sono meteoriti d'oro che espongono sulla Luna? Eh sì, ho visto che ci sono anche delle in esposizione dei frammenti lunari in qualche zona d'esposizione. Ha ragione Alex, l'universo è pieno di virus. L'universo è pieno di virus comunque, ovviamente. Batteri sono virus per noi terrestri, magari ci ammazzano. Vabbè, andiamo avanti. Cosa c'è al centro? Tra miti e leggende, come la Terra cava di cui parleremo dopo, e ne parleremo. Come il mistero del nucleo terrestre ha affascinato gli scrittori quanto i ricercatori. Per molto tempo, sia scienza che letteratura, hanno parlato del centro irraggiungibile della Terra, fino agli anni 40, quando lo studio di alcuni meteoriti portò a una vera e propria rassegna di tutti i minerali che devono essere presenti sopra e dentro il nostro pianeta. I grandi assenti erano il ferro e il nickel, cioè il ferro, cavolo, che noi lo vediamo dappertutto, che poi non si trovavano nella crosta terrestre, dovevano necessariamente stare nel nucleo. Ecco elaborata la prima teoria sul centro della Terra, ma appena un decennio dopo, una serie di misure che sfruttavano la forza di gravità dimostrarono che quella stima era erronea, il nucleo era troppo leggero. Oggi i ricercatori continuano a fare ipotesi sugli elementi che compongono la zona più interna e calda del pianeta, ma ancora è stata raggiunta la teoria condivisa. E questo è fulcro per chi crede alla Terra cava, perché significa che non è ancora detto che ci sappiamo cosa c'è là dentro, giusto, Cla? Sì, ma sai quante cose anche sulla Luna che si sono dette o su Marte? Perché poi qua partono tutte le varie teorie, complotti, vari, eventuali, cioè tipo della Luna hanno detto che non l'hanno mai vista, che era Ah, tutto alcuni dicono che riprodotto la da Luna è un satellite artificiale, ma sta cosa non Kubrick, ci ho mai creduto, cioè perché devo credere a che che l'ha senso? fatto Kubrick, Ah, hanno detto che no. l'ha fatto Kubrick, lo sbaglio. Sì, vabbè, ma è debunkata sta cosa. Ecco, Su Marte. Jack scrive: per la Luna gli americani hanno organizzato nello scorso secolo, credo, 14 missioni spaziali. Se gli americani si erano scansati di andare sulla Luna, per dire sì. Ah, Sì, perché hanno vinto la guerra, hanno sapevano. vinto loro, interessava vincere la guerra spaziale, hanno portato l'uomo sulla Luna e poi se ne sono fregati anche perché ci sono state delle disgrazie. Guarda, lo salvo Alex perché lo devo aprire dopo, fra poco lo apro, però lo apro Ma come poi primo video, va bene? Lo apro come primo video, va bene? Appena finisco di leggere questo lo Si apro, sono Alex. dette un sacco di cose anche su Marte, Sì, ci ho detto un che sacco di cose. anche su Marte si sono dette un sacco di cose su Marte,
Tipo, ma lì sono gli alieni, lì c'era una Anche su civiltà, e Venere, sotto c'è questo. i venusiani biondi, classico. Marte pensavano ci fossero gli omini verdi, la classica cosa degli omini verdi di Marte. Come Martio, te lo ricordi Martio, l'alieno, quello là che è il nemico di Bugs Bunny, no? Sì, ho capito qual è Sì. quello di Marte. Eh sì, esatto. Però una domanda di Andre, se credete una cosa che non avete mai visto come naturale, perché non può essere artificiale, perché è troppo strano, però è davvero strano che è meglio l'unico punto in infiniti numeri. Beh, guarda, ti rispondo con crediamo in un Dio che nessuno ha mai visto. Perciò la gente ha bisogno di credere in qualcosa, quello che ti sto dicendo. Sì, tutto ciò in cui vediamo o non vediamo è relativo al fatto di vederlo o no. La gente ha sempre creduto in qualcosa che non può vedere, perciò ne sapete anche che stanno. Ho sentito dei suoni strani. Ho sentito dei suoni strani da te, Cla, forse tipo il cellulare. Sì. Boh, no, saranno quelli a fianco. Ah, ok. Sapete anche che stanno studiando la possibilità della cavità lunare? Facendo esplodere la Luna un asteroide, hanno notato che il suono si prolungava come se fosse cava. Sì, si diceva già che volevano fare delle costruzioni, dei tunnel, dei cunicoli sulla Terra, cioè sulla Luna. E poi farci sotto delle basi dentro dei cunicoli lunari. Potrebbe esserci la Luna. Sì, ma potrebbero essere tutti i cavi questi pianeti sferici, anche perché conosciamo solo la Terra e parzialmente la Luna. Eh già. Allora, andiamo avanti alla lettura, altrimenti qua. Da dove viene la Luna? Eccola, vedete, vi parlavamo della Luna. Da uno scontro titanico tra la Terra e un protopianeta di dimensioni di Marte? È la teoria più accreditata, ma non convince tutti. Anche perché alcuni dettagli non quadrano, ad esempio la composizione chimica di Terra e Luna è troppo simile perché il nostro satellite sia arrivato da lontano. Per questo, secondo alcuni, si trattava invece di un gigante frammento staccato proprio dal nostro pianeta. Ma ancora in questo caso non è chiaro in che modo la Luna sarebbe staccata da noi. Resta il mistero della Luna, l'origine della Luna resta tale. A meno che non abbiate visto Dragon Ball Z quando la Luna è stata distrutta e poi è stata ricreata, mi sembra da piccolo, probabilmente serviva per fare non spuntare la coda a Goku. Solite cose, no? Solite cose, no. Ah, no, è Radish, è stato Radish. Boh, la Luna l'ha creata Radish, ok. Adesso sappiamo chi è il creatore della Luna, ragazzi. Ci sono altre bellissime riflessioni qui in chat. Vediamo. Allora, Andre dice: perché se cercate su internet in Cina hanno creato un solo artificiale, centinaia di volte più potente delle persone che conosciamo. Sì, è vera sta cosa. Jacopo scrive: l'universo è tutta una casualità. Una macchina perfetta. Se l'uomo è riuscito a creare la Luna, stai certo che saremo ancora qua con le macchine diesel e gente che muore di fame. Sì, è vero. Purtroppo è vero. Ma immaginate, Andre dice: ma immaginate se dovessero dire che esistono civiltà aliene, le religioni andrebbero in rovina, ma sarebbero qua, sono già in rovina le religioni, ormai. In realtà c'era un vescovo del Vaticano che Sì? aveva dichiarato che, loro non, che nel caso esistano, cioè, quindi vabbè, aveva sottinteso come non, noi sappiamo, aveva detto, ma quegli esseri extraterrestri sono fratelli, sono nostri fratelli lo stesso. Sì. Aveva fatto una dichiarazione stranissima, era stata anche riportata da vari siti di ufologia. E praticamente è come boh, se avesse detto, perché gli ha detto: ma esistono gli alieni? Lui ha detto: beh, gli extraterrestri sono dei nostri fratelli. Quindi, da una risposta così, si presumerebbe che il Vaticano sappia Ma poi qualcosa, perché perché noi non abbiamo mai dovrebbero, visto perché se ci loro. esistessero gli alieni dovrebbero crollare le religioni? Cioè, secondo me non è una cosa così connessa. Cioè, voglio dire, è vero, possono creare dei grossi. Ma cosa vuol dire se si crede che un dio o degli dei siano i creatori? A parte che quasi tutte le religioni sono alla base monoteiste, vedono un creatore e una serie di aiutanti che li chiami angeli, li chiami divinità, li chiami Deva, li chiami Ashura, come vuoi. Chiaramente puoi chiamarli come vuoi, ma l'idea è quella che c'è il creatore è il creatore dell'universo, non è il creatore della Terra, è il creatore dell'universo intero praticamente. Ah, risveglio della mente, dice, ah no, no, ma lo so Andre, lo so che a livello economico, ne parlavo l'altro giorno con mia madre, diceva, ma sai che hanno fatto vedere questo scandalo economico di queste cose qua che hanno fatto, lo IOR, i soldi vengono investiti in tutto in business, cioè, lo so, ma come certo che lo so, ho sempre saputo questa cosa ragazzi, cioè. Quando voi fate una donazione a una società caritatevole, il problema è che
una piccolissima parte, va, un decimo va in beneficenza, il resto viene dato all'organizzazione. Cosa A pensate voglia, che sono quelli, voglia. cioè chi è che lo fa per beneficenza? Pochi, quelli là, i coraggiosi che vanno missionari. Io ne ho conosciuto una suora missionaria che è morta in Brasile. È morta fra i poveri, voleva stare in povertà e è morta in povertà. È stata una brava persona, io la stimo tantissimo. È morta là con loro, chiaramente. Ok, poi vabbè, se nel 2002 si crede ancora che l'uomo, 2020 magari, è l'uomo l'evoluzione della scimmia, quello è un argomento che dobbiamo trattarlo, ma a parte, devo raccontarvi dei racconti esoterici sulla creazione dell'uomo, che sono cose che esulano un po' da questi misteri terrestri, sono i misteri dell'uomo. L'uomo di per sé è un grande mistero, ragazzi. Pensate, io dico sempre, ma io non posso credere a ciò che non vedo, mi dicono. E dico, ok. Ma io allora potrei credere che tu non pensi? E come fai a dirmi che non pensi? Certo che penso, ma io non vedo i tuoi pensieri, cioè io non vedrò mai i pensieri di un'altra persona, però so che ci sono. Io non posso vedere i sentimenti di un'altra persona. Sono tante cose invisibili, ma che ci sono, da qualche parte hanno una manifestazione dentro di noi, c'è cioè una manifestazione. Alcuni dicono sì, sono impulsi elettrici del cervello. Sono solo quello? L'amore è un impulso elettrico? Il pensiero è un impulso elettrico? Magari sì, magari no, magari c'è di più. Jack, gli anelli dell'evoluzione umana, come raccontare i libri commerciali, non combaciano. Ma sono d'accordo, Darwin non ha neanche torto, perché tutti sentiamo dentro di noi che c'è del vero nell'evoluzione. Cioè, qualcosa, comunque, che c'è stata un'evoluzione, è una cosa inevitabile, che l'uomo si sta evolvendo. Insomma, nell'epoca, lo vedi già come l'uomo manovra la tecnologia che 100 anni fa non esisteva neanche. Perciò è chiaro che l'evoluzione fa parte della base della natura. Intendo quello, non sto dicendo che l'uomo viene dalla scimmia. Te non so là come la pensi. Ma è curioso alcune cose che stanno scoprendo anche, perché ultimamente stanno scoprendo o specie nuove di ominidi, oppure stanno scoprendo roba che può mettere in dubbio effettivamente le teorie di Darwin. È come prima quando ho detto del Vaticano, che io ho detto quella cosa lì. Noi non abbiamo mai visto i loro archivi, quindi sul loro che possono sapere di vita extraterrestre. È molto probabile perché noi i loro archivi non li abbiamo mai visti, E hanno cioè non fatto sparire un sappiamo. sacco di materiale babilonese, Allora, egiziano, romano, greco, sono stati tutti bruciati, ma bruciati, ma le copie, e altri sono anche impossibiliti. moderno, eh? Anche Sì, modernamente. c'è una gran censura, abbiamo visto che i libri proibiti, i loro grandi libri proibiti, sono libri pseudoscientifici, con elementi scientifici. Oggi che sono disponibili questi libri che sono stati banditi, che oggi in realtà sono saltati fuori, questi manoscritti, parlano di vita aliena o di vita comunque no, non umana. Parlano di questo, questi manoscritti misteriosi che lasciano. Perché volevano nascondere questa cosa? Non Non solo, solo, no, ma c'è di tutto. non solo perché secondo me hanno dei rapporti molto più moderni, perché già nell'epoca, ora non dico proprio del 20-40, no, e in Italia si stava tentando anche in Germania di riprodurre di esempio stupido, però che anche il Vaticano non sappia niente, che è sempre stata coinvolta nelle varie cose. Perché il progetto DESA qua vanno un po' off topic, ma in realtà è solo per far capire quanti rapporti non abbiano mai detto, Sì, perché sicuro. del rapporto DESA il Vaticano sapeva benissimo dell'operazione DESA, Ma quindi sanno un sanno sacco di anche gli cose. Poi alieni non è se che voglio parlare male di esistono. loro, voglio dire, cioè, hanno Certo. anche delle ragioni per nascondere delle cose. Loro, tutti i potenti, hanno tutte delle ragioni per nasconderle. Ce l'hanno delle ragioni. Non è che non sanno cosa fare, dicono, ma sì, nascondiamo. Ma probabilmente pensano, e io penso che abbiano ragione su questo, che la maggior parte della popolazione è troppo retrograda per accettare certe cose, impazzirebbero in tanti se dovessero rivelare tutto quello che sanno, tutto. Già il fatto che già certe teorie sono ancora considerate troppo dure, noi siamo così per l'adattamento all'inverno, no, ma siamo così all'adattamento, cioè in base a che non sia un inverno nucleare, no, capito, comunque noi certo che abbiamo i peli, abbiamo tutti i peli, ovviamente, ci servono, ci proteggono, siamo comunque l'uomo, no, ma l'uomo è connesso alla natura, comunque l'uomo è nato dalla natura, che comunque l'uomo era connesso, e l'uomo di oggi che si è totalmente staccato, l'uomo di oggi che rifiuta la natura, si è chiuso in mura di cemento e potrebbe farne a meno della natura, creandosi tutte le cose della natura a livello artificiale. Alla fine dei conti,
Beviamo in bicchieri, no, questa non è plastica, è quella roba sostituta che si ha adesso, non è più plastica, però comunque dicevo, beviamo in bicchieri artificiali, beviamo succhi di frutta, mangiamo cibi confezionati, è normale che non siamo più l'uomo di 1.000 anni fa, l'uomo di 2.000 anni fa, facciamo, non siamo più lo stesso uomo. E pensate che non siamo più l'Adamo di 5.000 anni fa, l'Adamo biblico, non siamo quello, chiaramente, non siamo più quell'uomo là. Non siamo un uomo che stava nell'Eden, chiaramente, non siamo più quello, poco ma sicuro, vero Cla? Ma sì, no, anche il cibo, per esempio, la roba precotta e tutto, è cibo già fatto, cioè è cibo già preparato, già fatto, quindi cioè, abbiamo perso questo contatto con la natura e alcune religioni però cercano di tenere il contatto con la natura, vedi Wicca, i pagani, eccetera, e affini, e Sì, perché hanno è capito vero. che la natura ha un contatto con noi, quindi che cosa significa? E alcune religioni danno importanza all'energia della. Sì, ci sono. Vabbè, certo, sono religioni molto, È molto. stata chiara, ma che adesso si è persa. Però alcune religioni continuano a puntare. Sì. Lo chiamano neopaganesimo, sta cosa Wicca, queste cose qua, certamente. Sulla natura, invece sulla tecnologia, Sì. tutto lì. Ma io, guarda, io sinceramente le rispetto, non le seguo, ma le rispetto, non ho nessun problema. Bellissima questa, Neil Armstrong, First Moon Landing, quindi il primo atterraggio lunare di Neil Armstrong, andiamo a vederci. Queste storie, ragazzi, sentitelo dentro di voi, per me è verissimo quello che c'è stato, per me è vero, dai. C'è che bisogna fare. Riduzione. Programma Apollo. Immagini stupende. È un po' buio, ma si vede. Riuscite a vederlo, ragazzi? Sì, vero. Tranquility base here. The Eagle has landed. Rocket Confermo. tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of Ma guys riuscite a about to vederlo? turn blue. We're breathing Bisogna. again. Thanks a lot. Sì. No, lo vedo, lo vedo. Hanno un Okay, appare there we can nero, see you però. coming down the ladder now. I'm at the foot of the ladder. The LEM footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches. I'm gonna step off the limb now. That's one small step for man. Ah, ecco, un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità, lo sta dicendo. Frase bellissima, ragazzi, frase bellissima. Ma vedete che non compariva? Cosa di strano. Vabbè, comunque ce l'abbiamo. Bellissimo, bellissimo. Hippity hoppity, 1960 hoppity, 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 mile. Guarda come salta. Sta dicendo che non gli piace l'Inter. Spero che comunque sia. sicuro, Se ero sicuro. interista non sarei mai stato sulla Luna. Dannazione. Dai, ci siamo. Bello, bello, un gran filmato, ragazzi. L'unico problema sono le radiazioni, stanno cercando con quest'alga di ridurre la radiazione. Ah, dice Jack, se cerchi puoi vedere come stanno coprendo un'alga adattabile a Marte. Marte, essendo ricco di anidride carbonica, permetterebbe lo sviluppo vegetale che produrrebbe ossigeno. Se poi sviluppo centinaia di anni, ma Marte sarà abitabile. Sì, ma io non voglio che mollano la Terra, però lasciare morire la Terra è la più triste delle conclusioni, non possiamo mollarla qua. Beh, comunque vado avanti a leggere. Come si è formata la vita? Questa è la domanda delle domande. I primi organismi viventi hanno avuto origine sulla Terra, sono stati portati dallo spazio, e componenti più basilari della vita, come gli amminoacidi e le vitamine, sono state trovate impigliate sia nelle rocce sia negli asteroidi delle zone più inospitali della Terra. Per questo l'ago della bilancia, ancora una volta, non può pendere né per l'una né per l'altra teoria, anche perché questa non è stata trovata traccia, fra quelli che si pensa si fossero gli abitanti più primitivi del nostro pianeta, i primi batteri. Quindi non si sa neanche se sono veramente mai stati questi primi batteri sulla Terra, ma cavolo, è dura trovare materiali 4,5 miliardi di anni fa.
Comunque, l'ossigeno, come e quando, dobbiamo la nostra esistenza ai cianobatteri, creature microscopiche che hanno avuto un ruolo determinante nella trasformazione dell'atmosfera terrestre. Questi microrganismi buttavano fuori ossigeno come scarto, riempiendone così il cielo per la prima volta circa 2,4 miliardi di anni fa. Eppure l'analisi delle rocce rivela tracce di ossigeno risalenti a 3 miliardi di anni fa. 3 miliardi di anni fa! Ossigeno 3 miliardi di anni fa, pazzesco! Ci manca quindi un tassello per capire davvero la storia nostra, della vita del nostro pianeta. E sono interessanti, sono curiosità interessanti, eh. Vediamo un po', vediamo, andiamo avanti, dai. Cosa causò l'esplosione cambriana? Il periodo cambriano, 4 miliardi di anni dopo la formazione della Terra, vide una propria esplosione della vita. Improvvisamente comparvero animali con cervelli e vasi sanguigni, occhi e cuori, tutti in grado di evolversi più rapidamente rispetto a qualunque altra era geologica conosciuta. Ci fu un responsabile di questa esplosione? Secondo alcuni, una spiegazione potrebbe essere un aumento del livello di ossigeno appena prima dell'inizio del cambriano. Altri fattori potrebbero aver concorso a questa rivoluzione di vita. E non sappiamo cosa è stato. Va bene, sono tanti, vedete che c'è ancora dei misteri, ragazzi, quello che dico sempre. Cla? Ecco, ora ti sento perché prima mi era perso l'audio. No, ma hanno detto addirittura che i primi batteri possono essere venuti da un asteroide che è arrivato sulla Terra. Oh Può yeah! essere, Grazie per i bit, può Andrea, essere. grazie. Eh sì, può essere che sono arrivati Comunque, può essere per un motivo in realtà, che su altri pianeti hanno detto che ci sono, perché su Marte l'hanno trovato i batteri, quindi è presumibile anche dire che gli asteroidi potessero contenere dei Sì, batteri. ma voi lo sapete Quindi la che... teoria è quella. No, di pure, di La pure. teoria è quella, infatti. Cioè, la teoria dice che un asteroide o asteroidi hanno trovato dei batteri dallo spazio e che si sono sviluppati qua, eccetera, eccetera. Teoria Quindi quella. la teoria è quella, perché c'è invece chi la nega. Ho sentito dire e dice che invece i batteri si sarebbero formati qua, eccetera. Io credo che sia degli asteroidi, credo. Ma penso anch'io che sia dovuto a qualche collisione, a qualche E collisione, al a meno che massimo non è stato qualcosa da creato da fuori, creato come laboratori di altre parti, però anche quello. Siamo ancora sullo scientifico, quindi evitiamo di saltare troppo conclusioni no, affrettate. Non è la serata, non è la serata che fa conclusioni magari affrettate. resta da capire come hanno fatto evolversi i batteri, quello sì, Sì. quello invece è una cosa interessante, Sì, ecco cioè come hanno Andre fatto dice, dei. Sì. certo che può essere, anzi sicuro, ti appoggio alla tua teoria. Ma resta da capire in realtà come ha fatto a evolversi, perché ora dal nulla così, boh, magari c'è da lavorare su quel tipo di meccanismo, cioè come capire come hanno fatto a evolversi da esseri batterici a poi a quello che sono arrivati adesso. Può essere un qualsiasi. Lì poi avevano teorie assurde, tipo hanno prelevato i batteri, l'hanno sviluppati civiltà, eccetera. Sì. Sì, Resta da capire quello, però, non vero, come è arrivato. avevo letto solo metà, Andrea. Il problema sono le radiazioni, come se su questo pianeta non ce ne fosse, viviamo con le radiazioni, siamo in un mini microonde, mini alla faccia, adesso siamo in un microonde gigante. La sopravvivenza umana è dovuta al suo grande adattamento. Se sorprende un uomo barra animale, direi anche, di 100 anni fa, adesso morirebbe il tumore dopo un mese, è vero. Ah, infatti non so neanche come facciamo a sopravvivere noi con questo periodo assurdo di onde cerebrali pazzesche che sono iniettate ovunque, fra radio, TV, cellulari e altro, wifi, tutte queste cose. Non so come facciamo ancora a essere sani, nonostante tutte queste cose. Fa Non lo piacere. so. Sì. Là, ogni piccolo virus batteriologico è vita, ogni vita si adatta alla sopravvivenza, è vero, è vero. No, non tutte le vite, purtroppo la selezione naturale indica che certe vite non sono fatte per sopravvivere, e E quelle io delle dico scimmie che non sa. che contestano tutto, no? Quelli che dicono, ah, boh, dal nulla si sono evoluti, così, se così ha detto, boh, dal nulla si sono creati, quello dice. Lo sapete che hanno fatto esperimenti a provare a riportare col DNA animali estinti? Non sopravvivono, non riescono a farli sopravvivere perché o qualsiasi cosa batterica per loro li ammazza. Non riescono, cioè non possono vivere animali estinti, sono estinti per una ragione, non perché non sapevano cosa fare o l'uomo li ha fatti fuori col Alcuni contesto. l'abbiamo sterminati Sì, noi, alcuni quindi noi. alcuni l'ha sterminati noi. Sì.
Quando cominciò la tettonica delle placche? Ok, questo è un argomento recente perché non sapeva fino a poco tempo fa, non sapeva neanche cosa fosse la tettonica delle placche, dicevano che era una boiata, invece adesso sanno che è vera. Il movimento e il sollevamento di strati sottili di crosta terrestre hanno dato origine a meravigliose cime montuose alle violente eruzioni vulcaniche sul nostro pianeta. Eppure i geologi non hanno ancora capito in che modo si è avviato il motore della tettonica, semplicemente le prove sono andate distrutte. Alcuni minerali risalenti a 4,4 miliardi di anni fa sono sopravvissuti, a segnalare le prime rocce continentali esistenti. Ma ancora non è chiaro il meccanismo che ha portato alla rottura della crosta terrestre. Non lo sappiamo, stanno studiando, comunque i geologi è una delle cose principali che stanno studiando. E i terremoti? Più che un mistero, questa è una sfida. I modelli statistici oggi sono in grado di prevedere la probabilità statistica dei terremoti. Bah, si vede, eh? Più o meno come gli esperti sanno fare previsioni del tempo. Ah, beh, si è messi bene, vale. Che dicono, ah no, oggi è bello, poi tuona. Persino il più grande esperimento mai fatto in proposito è fallito. Quando i geologi hanno annunciato un terremoto a Parkville, in California, nel 94, l'evento si è verificato solo nel 2004. Cavolo, 10 anni ci hanno preso. Per questo gli enigmi del passato del nostro pianeta ci sono quasi sul suo futuro, tra tutti riuscire a proteggere dai disastri atmosferici. Ed è una bella conclusione per l'articolo, ovviamente, una bella conclusione per l'articolo che ci sta. Allora, chiedete, aspetta, come questa farsa delle oh, no, no, ne aveva ragione Boris Johnson, mi ricordo per combatterlo e prenderlo e autoprodurre il bio. No, 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 io ho anche perso un parente per questa cosa. No, 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 si muore, no, 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 si Ma si muore, può si dire muore. sta roba? No, non si può Si può dire. dire sta roba, non No, credo. la cancello perché No, siamo non su si Twitch, può non è dire, anzi. YouTube, non è YouTube. Però secondo me no, la fossa sì, aspetta, in realtà volevo, sì, no, ti avevo promesso che la leggevo subito, poi però devo passare alla porta alchimica di Roma, che sono cose belle. Sì, ne auguro, già, in realtà abbiamo già... Sì, ah, su Discord, va bene, vado a prendere su Discord, scusami, non avevo, non avevo, sai che io con Discord... Ok, ricevo subito, Apriamo, apriamo, ok. Ma non so se posso trasmettere questo video, penso di sì, penso. Vediamo, anche sono quei video di quei canali grossi, insomma, secondo me... un po' paura di trasmettere sti video, comunque. Vediamo, vediamo. Allora, datemi il tempo di aprirlo. Allora, si muore per chi non ha certi anticorpi forti, Jack. Mi spiace, ma è così, anche mia nonna è morta di Covid, perché non aveva anticorpi forti, lo so. Ma che vi devo dire, la prevenzione non te lo pigli neanche. Ci sono posti che invece lo pigli, purtroppo. Sto aprendo il video che mi ha passato Alex. Ok, un attimo solo, ragazzi. Sento ancora sto suono del cellulare che sta caricando. Là, non è che hai un cellulare vicino al Ma microfono? io no, Che non ce cavolo è? l'ho. Non so. Non mi ha entusiasmato, utile a livello scientifico, ma infatti, per questo bambino, infatti, ha fatto un ciaccia sto video. Condivido, Andre, condivido. Timmicia, sì, lo so. Ah, no, quella cosa, se, no, quella cosa lì sul... Muoio... C'è là? Ok, scusami. Muoiono perché non hanno anticorpi forti. Non dico che il Covid non uccide, ma il mio vaccino produce il nostro corpo. Figurati, mi sono preso un'altra forma del Covid io lo scorso febbraio, che non è questo Covid qua, ma era l'altra forma precedente. Mi ha causato problemi per tutto l'anno, problemi ancora adesso. Mi ha indebolito gli anticorpi per tutto l'anno. Altro che per guarire quello ho sacrificato gli anticorpi per il resto. Adesso sono debolissimo a qualsiasi cosa. Perciò ti dico: no, 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 il nostro corpo reagisce male. Altro che reagire bene. Sono giovane, ma ho rischiato tanto. Io mi sono sentito morire in quel periodo. Stai scherzando? Non mi aveva preso i polmoni, però cavolo, adesso io ho problemi polmonari. Comunque, Cla, dicevo, come ti è sembrato questo video? Ma è abbastanza interessante. Quello è un altro dei grandi misteri, sono proprio queste fosse, queste Sì, robe. le fosse Se sono tu un bel parlavi mistero, sì. di misteri. E altri misteri della Terra sono le specie che abitano i fondali marini, ma quelli proprio abissali, perché sì, si sa un po', non si sa tutto. Altro mistero. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Adesso io anch'io un filmato, è un po' lunghino, però ragazzi, riguarda l'Italia. Abbiamo un mistero a Roma, eh. Un bel mistero romano, eh. Non so se vi piacerà. Questo si chiama La Porta Alchemica di Vanilla Magazine, che è un bel canale, soprattutto un bel sito Ah, dove ci sì, sono. sono iscritto. Sì, io sono bello, bello come sito. La Porta Alchemica è un enigma nel cuore di Roma, irrisolto da oltre 3 secoli. Andiamo a vederlo. Magari saltiamo qualche pezzo. Ciao a tutti. Oggi parleremo della Porta Alchemica, un enigma nel cuore di Roma, irrisolto da oltre 3 secoli.
la porta alchemica di Roma. È l'alchimia, ragazzi, affascinante, ve lo assicuro, non solo come tale alchimista, ma come alchimia di per sé. Roma, la città eterna, dove la storia si intreccia col mistero, dove ogni angolo può raccontare le vite leggendarie dei molti personaggi che hanno calpestato le sue pietre. Ogni santi e tempo. Farabutti, scienziati e ciarlatani, nobili esatto. E cafoni. Nobili e cafoni. Molti di loro hanno lasciato una traccia di sé, che spesso rimane avvolta in un alone di mistero e magia. Sì. I giardini di Piazza Vittorio Emanuele II, nel centro di Roma, conservano uno dei tanti enigmi della storia della città, la porta alchemica o porta magica, conosciuta da molti romani ma poco nota ai turisti e anche a quasi tutti gli italiani. Sì, in Italia, originariamente la porta, l'unica rimasta fra cinque simili, faceva parte di Villa Palombara, che sorgeva poco distante dall'odierna Piazza Vittorio. Il marchese Massimiliano Palombara nella sua villa aveva un laboratorio di alchimia, passione condivisa con Cristina di Svezia, la regina che visse e morì in esilio a Roma. La sovrana, discepola di Cartesio, era considerata la donna più colta del suo secolo e riuniva intorno a sé molti scrittori, poeti e artisti, oltre a un gruppo di persone conosciute come gli alchimisti di Palazzo Riario. Montero la apriva con la testa, Cristina stessa. Qui Palombara incontrò diversi personaggi, come l'alchimista bolognese Pietro Antonio Bandiera e il gesuita Atanasio Kircher, studioso dell'antica alchimia egiziana, ma soprattutto il mistico milanese Giuseppe Francesco Borri, che dopo aver trascorso alcuni anni in prigione per eresia, dal 1677 fu ospitato proprio a Villa Palombara, fino alla morte del marchese. Nel legame fra Palombara, Borri e la regina Cristina si nasconde il mistero della porta magica, forse voluta per celebrare un riuscito esperimento di alchimia. La leggenda, che venne fatta conoscere nel 1802 da Francesco Girolamo Cancellieri, narra di un pellegrino trovato a curiosare nel giardino di Villa Palombara. L'uomo, portato al cospetto del marchese, chiese il permesso di cercare una particolare erba in grado, a suo dire, di trasformare il metallo in oro. Palombara, che come ogni alchimista credeva in questa possibilità, decise di ospitarlo per la notte, concedendogli anche l'uso del suo laboratorio. L'entusiasta marchese acconsentì a lasciare lo sconosciuto in solitudine, a patto che il giorno seguente l'uomo gli avesse rivelato i suoi segreti. Di primo mattino Palombara cercò il misterioso alchimista, ma di lui non c'era più traccia. Aveva lasciato solo un crogiolo, qualche scaglia d'oro, prova dell'avvenuta trasmutazione, e un manoscritto pieno di indecifrabili simboli magici, forse la formula della pietra filosofale. Il marchese fece incidere quegli enigmatici simboli sulle cinque porte della sua villa e anche su alcuni muri, sperando che prima o poi qualcuno riuscisse a decifrarli. Anche se non completamente intelligibili, sembra che le scritte siano collegabili al manoscritto Voynich, uno dei testi più misteriosi della storia. Il prezioso codice illustrato risalente al XV secolo, insieme ad altri trattati di alchimia, era passato dalle mani di Rodolfo III di Boemia a quelle della regina Cristina e poi, attraverso il suo libraio, a quell'Atanasio Kircher che faceva parte del circolo degli alchimisti di Palazzo Riario e che era stato insegnante del Borri, ma non per molto. Il giovane Francesco mal si adattava alla rigida disciplina del seminario gesuita, tanto da istigare una ribellione collettiva che fu sedata solo grazie alle forze dell'ordine. Inutile dire che Borri venne espulso dal collegio. Giuseppe Francesco Borri, nel corso della sua vita, passò dal predicare una rinascita spirituale della Chiesa, che gli costò una condanna per eresia, a esercitare, in giro per l'Europa, la professione di medico, esaltato dai molti, fra cui sovrani e nobili, che riuscì a guarire con un'arte talvolta simile alla magia, e denigrato dai veri dottori, che lo definivano un ciarlatano buono solo a mungere le borse dei ricchi. La versione storicamente più credibile sui simboli della porta alchemica indica Borri e Palombara insieme come gli autori delle misteriose incisioni realizzate fra il 1678 e il 1680.
In ogni caso, chiunque sia stato a fare quelle incisioni sicuramente aveva avuto modo di consultare testi di alchimia e filosofia esoterica, dove quei simboli compaiono. Nel frontone i triangoli sovrapposti, il sigillo di Davide, l'oculus, simbolo del sole e dell'oro, sono tutti riconducibili a immagini presenti nell'Aureum Seculum Redivivum, scritto da un adepto dei misteriosi Rosacroce. Lungo gli stipiti c'è tutta una serie di simboli che rappresentano i pianeti con i metalli ai quali venivano associati, ad esempio Venere al rame e Marte al ferro, ma anche motti ermetici relativi agli stessi pianeti, che letti secondo una precisa direzione paiono indicare la porta alchemica come il simbolo del passaggio dalla tradizione cristiana più comune, ovvero accessibile a tutti, a quella più misteriosa e segreta che stava prendendo piede nel 600, spesso identificata con l'ordine dei Rosacroce. Sì, famosi. Alla fine del 1800 la porta magica fu smontata. Mi fermo qua col video, è interessante, ma devo dire, però hanno messo insieme troppe, e ripeto, veramente troppe, troppa carne al fuoco. Ha messo in mezzo il Voynich, ha messo in mezzo i Rosacroce, ha messo in mezzo il passaggio astrologico d'epoca. Cavolo, ma quante cose hanno infilato insieme? Cioè, per me è un po' esagerato mettere questi elementi insieme. Il Voynich è il Voynich, non c'entra niente con queste robe qua. Il Voynich è un'altra cosa di cui parleremo fra poco. Un minestrone ha fatto. Sì. Nella scrittura cinese la parola crisi è composta da due ideogrammi. Uno rappresenta il pericolo, l'altro opportunità. Sì, certo, JF Kennedy. Sono d'accordo perché le scritture giapponese è compagno in giapponese Nakama praticamente si scrive con due tsuki, cioè due lune praticamente. Le lune sono insieme, perché ci sono due lune formano compagno? Vuol dire che ci sono state due lune? No, Alex, ho letto, interessante la cosa del film, però la questione della specie crittologia la terrei per un'altra serata, guarda, perché è molto interessante. Sì, puoi scrivere una provocazione, Andrea, certamente. Siamo qua per provocare gli argomenti, non per chiudere la mente, siamo qui per aprirla. Ci sta. Dicevo, interessante, guarda, interessante questa cosa della porta alchemica, ma affascina, ma non pirato in mezzo troppe teorie. Forse ha messo un po' troppo. Sì. Io vorrei parlare di un argomento interessante di cui non ho dati alla mano, stavolta non ho dati alla mano, ma è un argomento di cui possiamo parlare. Le piramidi. Come voi direte, le piramidi sono egiziane, tutti pensano così. C'è una piramide anche in Serbia. C'è di tutto, ci sono le piramidi. Uscita anni fa questa cosa, però, eh? Sì, aspetta che provo a googlarla, che tanto la trovo. Ok, qualcosa storica. Stranamente non ho salvato il link. Ecco, sì. Piramidi bosniache. Vediamo, vedete, ragazzi, che c'è tutto. Scusa, non ho capito bene gli argomenti stasera. Ah, l'argomento sono gli enigmi planetari e misteri. Ho parecchio materiale da condividere con voi. Perciò, veramente, stasera, ragazzi, non mancherà nulla, ma voglio mostrarvi intanto queste bellissime e interessanti piramidi bosniache. La piramide alla fine che cos'è se non è un simbolo, il simbolo di un quadrato con sopra un triangolo, cioè un quadrato con sopra un triangolo, un 3 sopra il 4, 3 più 4 uguale 7, il classico numero sacro, no? È per quello che la piramide è così affascinante fin da sempre, quando si credeva che l'uomo fosse fatto di 7 parti, che ci fossero 7 pianeti, di cui il Sole e la Luna facciano parte di questi 7 giorni della settimana, tutte queste cose, allora hanno pensato che geometricamente, specialmente nella geometria pitagorica, ovviamente la piramide rappresentava la perfezione umana, rappresentava il 3 più il 4, quindi il quadrato più triangolo, che sarebbe 7, 7 è la perfezione, quindi si credeva che la piramide fosse più sacro dei simboli. E ce ne sono tante, non è che sono solo queste, le piramidi, guardate qua, la piramide del sole, guardate che belle, è Wikipedia, peccato che è un po' scavata, però insomma non è rimasto molto, però ci sono, voglio dire, le piramidi ci sono, e guardate i Maya che hanno costruito anche loro strutture simili piramidali, comunque allineate a certe configurazioni astrologiche. Infatti, vediamo intanto cosa scrive Andre.
L'umanità non ha soldi per estrarre acqua nelle zone aride, però ha soldi per cercare l'acqua su Marte. Domanda: c'è vita intelligente sulla Terra? È una provocazione, sì, una provocazione anche interessante, perché più che altro, cioè, non stiamo usando tutti i nostri sforzi per salvare la Terra, specialmente quando ci sono persone di cui non faremo i nomi che si tirano fuori da quei pochi accordi che potrebbero ancora salvare il nostro pianeta, si sono tirati fuori perché dicono: ah, ma no, così ci perdiamo economicamente. Dicono: bravi. Peccato che se non facciamo così andiamo verso l'estinzione veramente. Sulle piramidi si aprirebbe un capitolo infinito, con il posizionamento perfetto con gli astri. Sì, ad esempio si sa che la Grande Piramide ha una congiunzione con i tre re di Orione, e quello con Sirio il 21 dicembre. Come sapete, il 21 dicembre è il giorno sacro, il 21 dicembre è il giorno dove praticamente muore l'inverno, cioè praticamente arriva l'inverno. E quindi praticamente cambierebbe una parte dell'anno, cioè diciamo sarebbe una parte fondamentale a livello astrologico il 21 dicembre, anche astronomico volendo, è molto importante, cavolo, si va al solstizio d'inverno. E quindi c'è questo lineamento, il 21 dicembre, quando c'è Sirio che si allinea con i tre re di Orione, formano questa linea, beh, devo farla così, ok, formano questa linea qua, e questa linea qua sarebbe praticamente Sirio allineata con i tre re di Orione. È incredibile come loro avessero dedicato tutti i loro sforzi per delle congiunzioni astrologiche e anche astronomiche, a dire la verità. A me questa dice, cosa ne pensi, Akla? Ma che questa cosa qua delle piramidi e tutto, guarda, è una cosa che si sapeva. Poi per quanto riguarda la provocazione sono d'accordo, però ci sono alcune, diciamo, cose che bloccano un po' il tutto, no? Per salvare. Ma forse non conviene neanche far salvare la Terra, perché per esempio sulla Luna vogliono fare questa cosa o l'hanno già fatta, questi viaggi lunari. Che Sì, costeranno, mi sembra, 25.000 ma dollari o certo che l'hanno già fatta, comunque. c'è la SpaceX di Tesla, scusami Tesla, Ah, scusa, SpaceX di Elon Musk, certo che c'è, è già tutto programmato, ha già programmato il pare. primo viaggio, l'ha pagato un milionario, anzi miliardario Esatto. giapponese, si porterà Un dietro anche lui il business. regista, sì, Business. business, Business. e costa un Un casino. business. E poi convierrà far così, perché poi ci saranno quelli che costruiranno le varie. Come si dice, le varie stazioni lunari, eccetera, eccetera, è quello lì che c'è il business. Quindi Ma certo, per pochi, ci faranno i musei, ovvio che ci andranno tutti là, cavolo. sì. A me viene da pensare una puntata di io non so se avete mai visto Cowboy Bebop, l'anime, Bellissimo, no? bellissimo. Stupendo. Mio anime Ok, preferito. e cosa era successo? Sulla Terra erano rimasti che non potevano andarsene ed era totalmente abbandonata a se stessa la Terra, te lo ricordi, Jack? Sì, me lo ricordo, ho fatto E vedere il cartone finiremo quando l'ho così visto. noi, Sì. finiremo così, Ma su era già Marte, una sulla Luna, provocazione di per sé altri. quella puntata lì, cioè in realtà tutta la serie voleva provocare, era provocatoria sullo spazio, sul business spaziale, chiaramente, era veramente bello. E Andre dice una cosa che non posso evitare di leggere, perché a me questa cosa fa veramente arrabbiare, vedo bambini in Africa che bevono in pozzanghere sporche, poi si vedono Apollo partire, però non sono collegate le due cose fra loro, non sono collegate, ci sono le persone che potrebbero togliere la povertà, farla sparire in 10 secondi volendo. Ci sono delle persone che perché non lo fanno? Perché investono i soldi su altro, non gliene frega nulla. O investono una piccola quota. Esatto, Jack, secondo te non hanno avuto contatti con altre civiltà delle galassie come Sirio, Pleiadi? Questi discorsi tanti prendono in giro, poi io le domande me le pongo. Costruzioni perfette lasciano a bocca aperta. Ma che abbiano avuto contatti o Non no, conviene. è un mistero che abbiano avuto contatti o meno, secondo me. Però posso dire che, guardate, sicuramente loro credevano che i re e le regine fossero discendenti di Sirio Orione, sicuramente credevano che i re provenissero da lì e le regine da là, capisci? Orione era il re, Sirio la regina. Sirio aveva anche un altro nome e comunque significava la regina, perché è la regina del cielo, perché è la stella più splendente, chiaramente Sirio è bellissima. E per il resto la questione della povertà è purtroppo evoluta, perché cioè, si potrebbe far sparire. Sì. Io ho sentito la cosa che diceva, non so se era Steve Jobs, diceva Budget miliardario anche per queste esplorazioni, loro spendono un sacco di soldi per queste cose che si potrebbe evitare assolutamente, ma lì
Diceva che Questa cosa è evoluta. è vero che arrivano questi soldi in Africa, ma cosa succede se li prendono i dittatori? Non lo so mica se quelli delle offerte, non lo so mica se arrivano, No, ma qualcosa io arriva, ho dei ci sono persone che poi li vabbè. portano là, però una piccola parte arriva, una minuscola fetta, quanto serve per comprare medicinali, però anche quella fetta lì viene mangiata lo stesso da chi comanda, perché purtroppo lì c'è la dittatura nella maggior parte degli stati, purtroppo. Secondo me sì, Jack, quanti migliaia di Poi guarda persone ci che sono a molti Marte? stati hanno i diamanti. Molti stati hanno i diamanti, Sì. hanno diamanti, petrolio, ma cioè la Nigeria c'ha il petrolio, per Sì, esempio. ma io lo Cavolo. so, è vera sta cosa. Ma Andre, comunque, io dico, tu ti lamenti della spedizione spaziale, dico, potrebbero evitare di investire nell'industria della guerra, secondo per quanto mi riguarda. Che poi chi ci investe, ci sono anche, diciamo, cose molto potenti che non pensereste mai che investono in armi, ma a quanto pare lo fanno. E molti di questi soldi sono soldi che vengono dati in beneficenza, poi vengono usati per vendere armi in Africa. Sono cose che non posso fare nome perché mi denunciano, però sappiate che c'è un commercio del genere. C'è anche di peggio, c'è anche di peggio, però vi assicuro che questa è una cosa brutta, che voi pensate che con questi soldi magari li state dando per aiutarli, perché nella pubblicità vi dicono così, e poi in realtà questi soldi vengono investiti per armi che poi andranno spese in guerra, specialmente le tipiche granate italiane che sono molto di moda lì, quindi praticamente è così. Ciao Ele, buona serata, ciao, grazie per essere stata con noi. Sì, assolutamente, cercare acqua sotto i piedi vuol dire un umano non bere non pozzanghera. Sì, lo so. E dicono che in parte abbiamo migliorato la situazione, quello ci voglio credere che in parte è migliorata, ma non è ancora adatta. Povertà, comunque, c'è da dire che là ci vorrebbe un controllo delle nascite, perché tu non puoi avere 8 figli a famiglia, è una cosa assurda. Comunque, anche in India. Io mi chiedo. Con tutte le risorse naturali che ha, ecco, ma a qualcuno conviene che l'Africa non si sviluppi? A qualcuno conviene, perché se davvero si sviluppano tantissimi paesi di quelli, è un problema per alcuni, evidentemente, perché, Già dicono che è ripeto, un il problema Sudafrica. aver permesso alla Cina di svilupparsi, dicono che è un problema Il aver permesso. Sudafrica ha delle miniere di diamanti, cioè, ragazzi, ma lo sapete cosa vuol dire? Che però. Non conviene fare questa cosa, no? Ora la Cina sono i primi che hanno investito sull'Africa, perché comunque i cinesi danno manodopera a poco, a pochissimo, e vanno a fare degli investimenti economici lì sopra, ok? Sì. Cioè, quindi cosa significa? Che la Cina stessa sta facendo la cosa che ha fatto comunque altri stati europei, no? Ma perché non conviene che si sviluppi? Perché sennò a qualcuno dà fastidio, è ovvio, cioè Lo sono colonie, so. come dice Anna, assolutamente. Le hanno sempre viste con quest'ottica, le hanno sempre viste con l'ottica di colonie, non hanno mai viste con ottiche di paesi da sviluppare. Lo so, il problema è quello, il problema è quello. Io guarda, faccio l'unica pausa serale, come sapete, la faccio adesso e torno immediatamente, ragazzi, eh? Ok? Se avete domande, intanto c'è Cla con voi, ok? Prima vi spaventeremo un po', poi vi faremo divertire, dai. Mi hanno scritto Voynich. Questo me l'hai suggerito tu, forse, no? Non so, Sì, questo mi sembra un te personaggio. l'ho mandato io, sì, l'ho Questo, mi hanno mandato io. scritto Voynich, è un codice illustrato risalente al XV secolo. Dicono che è stato scritto tra il 1404 e il 1438, è stato detto dalla radiazione a radiocarbonio, quindi insomma ci sono anche delle prove. Con un sistema di scrittura non è stato decifrato. Il manoscritto contiene anche immagini di piante che non sono identificabili con alcun vegetale noto. L'idioma usato nel testo non appartiene ad alcun alfabeto linguistico allora conosciuto. È stato definito da più parti come il libro più misterioso del mondo. E bla bla bla, interessantissimo perché veramente ci sono delle cose che non abbiamo mai visto. Il nome viene dato a un mercante, che è quello che l'ha scoperto, bla bla bla. È interessante, il volume scritto su un pergamino di vitello e dimensioni piuttosto ridotte. Vabbè. Altre due numerazioni, se fosse formato 116 fogli in 20 fascicoli. Ok. Sezione 1, chiamata botanica, contiene 113 disegni di piante sconosciute. Ammazza, eh. Sezione 2, chiamata astronomico-astrologica, presenta 25 diagrammi che sembrano richiamare delle stelle. Vi si riconoscono anche alcuni segni zodiacali. Anche in questo caso risulta quanto arduo stabilire di cosa effettivamente tratti questa sezione. Non è mica facile questo manoscritto. Sezione 3, biologica, nomenclatura dovuta esclusivamente alla presenza di numerose figure femminili nude, sovente sommerse fino al ginocchio in strane vasche intercomunicanti contenenti un liquido scuro.
Vabbè, potrebbe essere l'opera al nero dell'alchimia, quella della persona nuda dentro un liquido nero, è una cosa alchimica. Subito dopo la sezione vi è un foglio ripiegato 6 volte raffigurante 9 medaglioni con immagini stelle o figure vagamente simili a cellule, raggiere di petali o fasce di tubi. Sezione 4, chiamata farmacologica, cavolo che nome moderno, per via di immagini di ampolle e fiale dalla forma analoga a quella dei contenitori presenti nelle antiche farmacie o comunque roba alchimica. In questa sezione ci sono anche disegni di piccole piante e radici, presumibilmente erbe medicinali. Cavolo, sembra già una trama di un Resident Evil. Ok, controverso della datazione, bla bla bla. Si dice che è stato dato per falso, bla bla bla, e che dicono che addirittura il truffatore sarebbe stato l'astrologo e falsario. Adesso Edward Kelly lo chiamano anche falsario, aiutato dal brillante filosofo John Dee. Quei due lì li chiamano sempre falsari, ma sono considerati delle icone dell'alchimia. Bla bla bla, radiazione di carbonio comunque dice che è vero, perciò comunque in ogni caso è veramente antico questa cosa, come è stato detto, alla faccia del falsario. La sezione botanica è quasi identica al comune girasole scoperto dopo l'America, quindi in pratica dice che praticamente il girasole era già presente su quest'opera prima ancora che venisse scoperto. Che ne pensate? Tecla? Dicono che sia falso quello che Però la dicono che radiazione a fosse carbonio ormai è comunque un del fake. 1404. Ma su questo molti hanno detto che erano riusciti a ingannare il carbonio 14, ma è secondo me una cosa, può essere che era un libro fatto in quell'epoca lì, ma che in realtà sia roba fantasiosa. Sì, Anche essere. sulla lingua si lavorano a tanti anni a decifrare questa lingua sconosciuta. Vedete che c'era quattro parole, la stessa parola ripetuta 4 volte, cioè 4 volte, no, anzi 6 volte di fila. Infatti, numerose ripetizioni della stessa parola. Lo studio più significativo nel 76 ha applicato la casistica alle lettere, alle parole del testo, mettendo in luce non solo la ripetitività, ma anche la semplicità lessicale e la bassissima entropia. Il linguaggio del Voynich non solo si avverrebbe di un vocabolario limitato, ma anche di una basilare linguistica riscontrabile tra lingue moderne solo nell'hawaiano, cioè una cosa che non si vede mai. L'alfabeto non è ancora stato decifrato ed è unico. Ci sono però riconosciute 19 o 28 probabili lettere che non hanno alcun legame con gli alfabeti conosciuti. Quindi ci sono pure sbattuti a fare sta cosa. Non è mica facile, ragazzi, non è mica facile. In alcuni casi sono parole ripetute anche 4 più volte consecutivamente, e dicono probabilmente una lingua filosofica, una lingua artificiale, ovviamente una lingua artificiale, però cosa volevano che si capisse solo fra di loro, probabilmente, che il significato. Infatti fa È vedere, sì, un codice. e qui c'è tutta questa storia, bla 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 bla, e noi adesso, interessante, veramente interessantissima. Comunque, purtroppo, ovviamente, non si sa nulla. Non si sa nulla. Ti dice che cioè, è stato citato nella letteratura tante volte. E comunque, dicono che ha la codifica provvisoria, nomi di piante della costellazione del Toro. Quindi, vedete che c'è già che comunque collega sulle stelle. Non so se volete dire qualche parere. Il significato di Surivano, no? Ma non avevo già cercato questa cosa. La prima sera mi sembra. No, no, quella roba là, no, 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 su queste cose su Twitch non se ne può parlare, non se ne può Lo parlare. sapremo mai, è questo che è. Sì, no, ma sì, è vero, ma parzialmente. È vera però sta cosa, è vera, è vera. Comunque è vera, in indiano vuol dire quello, comunque, quello sì. Allora, manoscritto nella letteratura, la tomba di ghiaccio, bla bla bla. Vabbè, comunque, morale della storia. Il Voynich è un mistero, ma si è citato da Edward Kelly è famoso per la lingua enochiana, la famosa lingua degli angeli, diciamo, gli angeli con cui Kelly sostiene di comunicare si servissero di una lingua speciale, angelica o enochiana. Dee e Kelly sostenevano che tale lingua era insegnata loro dagli angeli stessi, ma alcuni moderni crittologi sono del parere sia stata inventata proprio da Kelly. Non è chiaro se Dee sia stata una vittima o un complice di questa farsa. Poi decidono direttamente che è una farsa e dicono che assomiglia. Poi dicono addirittura manoscritto Voynich e John Dee attraverso Roger Bacon. Hanno tirato in mezzo anche Roger Bacon. Kelly è stato inoltre sospettato di aver fabbricato questo manoscritto allo scopo di imbrogliare l'imperatore Rodolfo. La cosa ironica è che l'enochiano era studiato dalle società magiche. L'enochiano era studiato dalle società magiche. Proprio una cosa incredibile che si studiavano l'enochiano. Edward Kelly, sì, era questo alchimista, lo chiamano truffatore. Immagine folcloristica dell'alchimista ciarlatano, qui c'è scritto su Wikipedia, si va molto pesante, perché vedete che non ci credono minimamente in lui. Però Direi di io no.
No, Direi di no. dicono proprio che era un ciarlatano pesante, però in realtà non ci sono prove che fosse un ciarlatano. Lui sosteneva le solite cose che sostengono gli alchimisti, che si può trasformare il metallo in oro, e il re ci credeva, fine, il re ci credeva, dice, cavolo, voglio diventare ricco. Però, beh, insomma, a parte quello, non è che cos'era, qui lo parlo addirittura ciarlatano, queste cose, ma l'Enochiano è usato, l'Enochiano è proprio usato, lo strumento. Ciarlatano. Eh? Si fa presto dire a dare del ciarlatano a uno? Sì, infatti, io dico, adesso è un po' pesante, senza uno studio approfondito direttamente, anche perché non è che hanno tutte queste prove di ciarlatanesimo. E allora vi anticipo adesso un argomento, un attimino che c'è il gatto che è entrato, che, e poi vedremo un video, e poi vedremo un video. Allora, la porta dell'inferno, eccola qua, l'hai messa sicuramente, l'hai sentita nominarla. Oh, questa è roba. Sì. Chiamato anche Darvaza, è una cratere situato nel deserto del Karakum in Turkmenistan, a circa 260 km a nord di Ashgabat. Locali viaggiatori la chiamano la Porta degli Inferi o i Cancelli dell'Inferno, Gates of Hell. Si trova a 90 km dal villaggio di Erbent. Si tratta di una voragine di origine artificiale causata da un incidente del 71, quando una perforazione effettuata con lo scopo di cercare petrolio ha fatto crollare il terreno e aperto una via di fuga al gas naturale che è stato incendiato volontariamente, attenzione, per evitare conseguenze ambientali peggiori. Da allora il cratere brucia ininterrottamente, dando che i locali gli hanno dato il nome di Porta dell'Inferno. Però, beh, è stato artificiale comunque, c'è da notare, non è una cosa. È una popolare attrazione turistica. Anche mi tolgo questo cappello che mi dà un po' fastidio. Ok. Adesso mi vedrete con i capelli stasera. Ok. E dicevo, interessantissimo la Porta dell'Inferno come storia. Beh, un Porta incidente. dell'Inferno è uno dei misteri più interessanti, Però penso. è artificiale. È stato creato artificialmente, ma non si sa perché continua ad andare avanti. L'hanno fatto esplodere una volta sola. E difatti dicono che tra gli autoctoni diffusa credenza è stato un fenomeno soprannaturale. Esploratore e cacciatore di tempeste, non voglio sapere cos'è un cacciatore di tempeste nella vita. George Boh, ma Collins, cos'è? nel novembre 2013, una spedizione finanziata dalla National Geographic, beh, si è messi bene, è stata la prima persona a scendere nel cratere. Una volta giuntovi, raccolto campioni di terreno nel quale sono stati ritrovati batteri che sopravvivevano nonostante condizioni estreme di temperatura. Cavolo, che batteri sono? Cavolo. Tali batteri sono stati trovati solo all'interno del cratere e non sui terreni circostanti. È un mistero, porco cane, è un mistero, veramente, è un mistero. In ragione del continuo bruciare di gas, il bagliore che nasce dal foro è visibile di notte a chilometri in distanza. Nonostante l'isolamento e l'odore del sulfuro esaltato dalle fiamme, per tutta la zona, Porta dell'Inferno diventasse una tra le mete turistiche più visitate del Turkmenistan. I turisti hanno pubblicato su internet molti video del cratere in fiamme, lo so. Gli effetti a perdita di gas non ci interessano. Ok, andiamo a vederci un bel video di questa Porta dell'Inferno. Eccolo qua. Siete pronti? Sì, sono belle queste live, Andrea, sono d'accordo, mi diverto Dai, dai. tantissimo. Ci si diverte, ci si diverte. Ok. Lo abbasso un po' di qualità per la live. Un attimino. Allora, sto preparando. Un attimino. Facciamo 800 e siamo sul canale di Oga o HGA. Perciò andiamo. C'è tutto scritto, perciò c'è la legge. Ah, me ne approfitto per togliere la musica, che poi mi arrivano i copyright strike su YouTube. Ok. Guardate, queste qui sono immagini dirette di questa zona. Bello, eh? Cioè, lo spettacolo è incredibile, veramente sembra un'immagine uscita da Doom Eternal, in realtà è pianeta Terra. Un film. Sì, anche film, anche un film, esatto. Cioè, tu sei un appassionato di film, hai visto subito l'idea come sembra un film. Non si credeva ancora alle energie rinnovabili e qui c'è una fonte di calore inestimabile. Eh già. L'esempio di Darvaza, si sta raccontando la storia che abbiamo letto sopra. La perforazione, invece a fornare il petrolio come da piano, il trivelle raggiunse una sacca di gas naturale e lì esplose questa sacca di gas, che stiamo sprecando perché sarebbe bellissimo riuscire a recuperare e farne, usare come fonte di calore, no? Trascinando sottoterra tutte le attrezzature. Già. Giù l'area di loro non portarono vittime dell'incidente, no, non è morto nessuno. Non si può escludere che qualcuno sia morto in seguito, beh, può essere di sicuro.
A causa dei gas velenosi che si inalberavano nell'atmosfera, beh, giustamente il gas non è una roba adatta da respirare. Per evitare altri incidenti e salvare gli abitanti del villaggio, fu presa in fretta la decisione di dare fuoco al cratere. Ok. Nella speranza di esaurire tutto il gas presente nella caverna. I calcoli furono ancora una volta sbagliati. Il gas non si esaurì affatto nel giro di poco tempo. E anzi, da quel giorno, di 50 anni fa, il cratere di Galvaza continua a bruciare ininterrottamente. Ok. Tra i locali si è diffusa la credenza che Galvaza sia a tutti gli effetti la porta dell'inferno. Perché tutti immaginano che l'inferno sia rosso. Ok. Luogo in cui le fiamme dei dannati si alzano verso il cielo. Resistenti anche al freddo più gelido della notte. Molto allegra e molto bello, come conclusione. Una leggenda che non si discosta troppo dalla realtà. Oh Oh yeah! yeah! Cosa è successo? Grazie per i bitoni, grazie Andre, grazie, grazie davvero. Dal momento che questo cratere di gas naturale non è altro che il frutto dell'avidità dell'essere umano, non si discosta troppo dalla realtà. No, in realtà non è che invece impara a apprezzare la bellezza di questo paradiso, ha deciso di trasformare un inferno di fuoco e fiamme. Ma adesso, sì, siamo veramente sulla credenza popolare, dai. Vabbè, comunque, a parte queste robe, voi credenze, comunque esiste davvero sta cosa. Esiste ed è bello. Questo per dopo, cos'è? Vediamo un po', Alex, un secondo. Ok, intanto mi metto di nuovo. Beh, hai visto? Tu lo conoscevi sta storia, Cla? Claudio? Non sento più Buon. Angolo. Non sento più Angolo. Grazie per gli applausi. È sparito Claudio. Sì, l'avevo già sentita, sì. Ecco Ma ci sono tante altre. Ma poi Claudio. mi sembra che No. forse l'aveva anche detta uno di questi che fanno, come si dice, mistero su YouTube. Forse l'avevo già sentita io, Sì. Ah, però non mi ricordo dove o Alex, da chi. ti invito a postarlo nella sezione Serata Horror di Discord, quel video di famiglia lì, perché purtroppo è troppo, cioè non facciamo in tempo a far tutto, manca ancora un po' di argomenti e siamo a corto di tempo. Purtroppo, come dicevo, stasera abbiamo, cioè è veramente, veramente tirata la serata, perché abbiamo tantissimo ancora di cui parlare e questa sicuramente vi piacerà come argomento, perché è un gran mistero, ne abbiamo accennato prima, e Ma adesso... se mi dai 10 minuti per mangiare, poi ritorno, No, ma non ti se vuoi andare preoccupare, no, avanti. non ti preoccupare. Ma no, io volevo concludere per le 22:30, anche io poi faccio altro, stacco, vado a letto, poi non è un problema. Ecco qua. No, perché. Ottimo, Alex, poi però me lo guardo e te lo commenterò anche, te lo commenterò anche. Allora, teoria della Terra cava, eccoci qua. Questa qui è mappa dell'intero del mondo da The Goddess of Attabar, che è un romanzo utopistico di William Bradshaw, 1892. Ecco qua, quindi teoria, filone, diverse teorie, pensatori secondo cui il pianeta Terra sarebbe cavo al proprio interno. Secondo queste teorie, sopra la superficie terrestre ci sarebbero altre superfici concentriche che potrebbero a loro volta essere abitate o abitabili. Questa teoria fu formulata in termini scientifici a partire dal XVII secolo per essere resa popolare da romanzi fantastici che la sfruttavano come artificio narrativo e ancora oggi è confutata dalla scienza moderna, quindi assolutamente la considerano pseudoscienza. Ancora oggi la teoria della Terra cava trova un certo seguito presso alcuni sostenitori di teorie del complotto. Ma perché non sempre tirare in mezzo i complottisti? Cioè, anche fuori dalla teoria del complotto è comunque una teoria che è nata a livello scientifico. La teoria erroneamente attribuita ad Eulero non è Ma quelli ce l'ho stata... sempre in mezzo. Sì, no, ma ogni volta devo dire che sono tutti i complottisti. Vabbè, qui dicono l'antichità, dicevano che al centro della Terra c'era l'Hade, la mitologia greca, lo Svartalfheimer, che sarebbe gli inferi della mitologia norrena, praticamente la zona governata da Hela, Hela, grande Hela, e lo Sheol ebraico, l'inferno cristiano. Beh, insomma, sono teorie, teorie, sono tutte teorie. Ok, qui vediamo teorie moderne, bla bla bla. Vediamo un po', Guscio Cavo, qui siamo sempre nel 1800, teoria del XX secolo, e acque marine, di rivista all'interno della superficie, ma insomma, gli iceberg d'acqua dolce, ma non sono delle cose molto interessanti queste, secondo me. Ah, beh, dicono... Ecco, questo è interessante, altri scrittori hanno sostenuto che nel territorio sotterraneo abitano creature di grande saggezza.
l'Antartide, il Polo Nord, il Tibet, ragazzi, il Perù, il Monte Shasta in California, Stati Uniti, sono stati di volta identificati come punti d'ingresso a questi regni sotterranei dove si troverebbe la città mitologica di Agartha, o addirittura le basi di alcune razze aliene. Ci sono sempre gli alieni di mezzo oggi, una volta si parlava di altre cose, si parla di alieni. Le alieni di Reed e Garner vennero riprese nel 69 nel libro The Hollow Earth, il grande ignoto, ad un sedicente dottor Raymond V. Bernard, che però ignorava totalmente il lavoro di Simmes. Bernard aggiunse anche idee peculiari, sostenendo che gli UFO proverrebbero dal continente interno, perché devono venire dallo spazio quando possono passare da dentro? Puff, ciao ragazzi, gli UFO sono dentro la Terra, che bello, eh? Vabbè. E le nebulose dell'anello proverebbero l'esistenza di mondi cavo. A me sembra un po' esagerato, poi lo pseudonimo era usato da un altro, quindi in pratica nessuno voleva essere sto tizio, ok? Comunque mora della storia, sono tanto debunkate, certe cose, mondo perduto, però il mondo Ah, perduto. ti dirò. Ah, Mi direi? dico, ti dirò, non è che sono proprio convinto di sta roba, però siamo un po' eccessivo. Io in parte, così così ragazzi, così così, non mi fa impazzire, però posso credere che ci sia comunque, però no, non la storia degli UFO che vengono dal centro della Terra, qua mi sembra una grande boiata ragazzi, questa qui è una cosa assurda. Addirittura c'è una setta chiamata Correscianesimo che crede la Terra piatta, Terra che era concava, scusami, no, piatta non, è un altro argomento e non lo trattiamo neanche, sento ormai ovunque questa Oh, cosa, ma che sì, trattiamo sta roba? no, No, cioè, no, no. quello no. Non è il caso, però questo qui, la Terra cava dalla geologia, la Terra cava non è compatibile con il modello tettonico delle placche, ragazzi, tettonica delle placche è dimostrato, perciò i quantiformi di entrata a cavità potenti poli si sarebbero dovuti spostare, quindi se credete che le placche si stanno spostando, tutti sono cause terremoti, tipo in Abruzzo, viene dalle tettoniche delle placche, allora non dovete credere alla Terra cava perché non è geologicamente corrispondente e quindi si sacrifica un grande filone narrativo, si sacrifica. Evidenze visive, il modello di Eulero, narrativa, bla bla bla. Vabbè, comunque è sicuramente interessante. Io dico, a me affascina questa cosa, però dall'essere vero ce ne passa un po', no? Ce ne passa un po'. Confermo, Adesso andiamo a cioè sono molto vedere. affascinanti quelle teorie un po' così, ma Come lungo il prossimo argomento della serata. Prossimo argomento della serata, bla 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 bla. È la magia, ragazzi, la magia, perché la magia è uno dei più grandi misteri, come potete immaginare. La magia, ragazzi, è qualcosa che se ne parla dall'antichità, ma esiste per voi? Voi credete nella magia? Tecla, partiamo da te. la magia non è quella roba tipo che esce il coniglio dal cappello, non No, è quella, eh? quelli sono giochi di prestigio, quelli sono come dire, gli illusionisti, dai, chiaramente. La magia sarebbe, ad esempio, qua, l'immagine di una candela ricorrente nel rituale di magia in quanto sintesi dei quattro elementi: il fuoco per la fiamma, la terra per lo stoppino, l'aria per il fumo e l'acqua per la cera disciolta. Ad esempio, credere che con la fiamma uno spirito possa comunicare attraverso la fiamma, facendo un esempio. Forza Harry Potter di sottofondo, no, niente musica, ragazzi, niente di musica. Però ti dico, ecco, Diva ti dice, la magia è una tecnica che si prefigge di influenzare e dominare gli eventi, i fenomeni fisici e l'essere umano con la volontà. Infatti la magia è come spiegano proprio che viene dalla volontà. Infatti, the power of will, come diceva Nietzsche. A tal fine la magia può servirsi di atti e formule verbali come gesti e rituali appropriati. L'etimologia del vocabolo magia, in greco, non so leggere, deriva dal nome in cui veniva indicata antica Grecia la dottrina praticata dai magi, i maioi, sacerdoti zoroastriani della Persia, e quindi viene dalla Persia. Bla 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 bla, tecniche magiche, qui c'è la magia egiziana, la magia antico oriente, il mondo greco-romano, medioevo, che abbiamo la mandragora, l'erba magica che non sappiamo mai vista, ovviamente, la mandragora nella realtà. Alcuni dicevano che addirittura la mandragora si muoveva, l'erba che si muoveva da sola. Vabbè, qui vediamo un po'. Carl Lewis dice, troverete perfino gente che scrive come se la magia fosse una sopravvivenza medievale e la scienza una novità venuta a spazzarla via. Coloro che hanno studiato l'epoca sono più informati. Si praticava pochissima magia nel Medioevo, XVI-XVII secolo rappresentano l'apice della magia. La seria pratica magia e la seria pratica scientifica sono gemelle. Interessante. E ovviamente qui c'è lo stemma rosa crociano, siamo tornati noi rosa croce. Sulla porta magica a Roma, ecco la porta magica a Roma, quella che abbiamo visto prima. Vedete che è tutto connesso.
E questo qua è il Faust di Goethe. Goethe, grande filosofo e grande scrittore. Filosofia ho studiato, diritto e medicina e purtroppo teologia, da capofondo con tutte le mie forze. Adesso eccomi qui, povero illuso, e sono intelligente quanto prima. Mi chiamano Magister, Magister vuol dire mago, mi chiamano Dottore e nulla vedo, c'è dato sapere. Per questo mi sono dato la magia, cioè Magister vuol dire maestro, scusatemi, e mi sono dato la magia, semmai se per forza e bocca dello spirito qualche segreto mi si palesasse. E boh, si va avanti, il XIX secolo, l'ordine ermetico della Golden Dawn, il Templo Orientis, bla bla bla, la società teosofica della Blavatsky, e mondi ultraterreni, appunto, epoca contemporanea, ancora oggi, beh, si passa da Gustavo Roll, il nostro italiano torinese, da Blavatsky, Hanausse, Lidl, McGregor, Aleister Crowley, ovviamente, Gurdjieff, che non era un mago, ci teniamo a dire che Gurdjieff era in realtà un praticante più vicino alle conoscenze sufi che la magia, non so come è finito dentro il suo nome. La Wicca, stregoneria, neopaganesimo, in Italia c'era Giuliano Kremers, Giulio Sevola, Mister Monocolo, come lo chiamo io, e boh, vabbè, e comunque siamo lì. Che vi devo dire? Ciao Alex, ciao, buonanotte, buonanotte. Alex. Sì, vabbè, qui andiamo un po' più sul folcloristico, la bianca per aiutare, la nera per affrontare. Beh, io ci ho giocato Final Fantasy, vabbè, è il pentacolo con l'uomo all'interno, ma sì, andiamo avanti. Non è che non voglio fare nessun tipo di iniziazione a nulla, per carità, lungi da me fare propaganda, io solo parlare. C'è uno di quello. Sì, l'ultima cosa, me ne frega proprio zero a me di fare propaganda a queste cose, sinceramente, sia chiaro, eh. E adesso abbiamo storia, ecco qua. Ah, attenzione, qui c'è da ridere, ragazzi. Il primo filmato dell'ingresso nella Terra Cava. Attenzione, fanno vedere che entrano nella Terra Cava. Siete pronti? Siete pronti? Abbiamo un filmato. Abbiamo un filmato, ragazzi, che vedrete le persone entrare nella Terra Cava. Attenzione, colpo di scena. Cos'è il canale Hydra 2009? Siete pronti? Clan, non so se sei pronto te. Per un evento d'atmosfera, questo è il primo video a essere mai stato girato dell'ingresso polare del Regno delle Gatte, perché mi ha detto che è un buco Dai. l'ingresso polare, non è una calotta, assolutamente. La potente aurora boreale come campo di energia che si verifica all'ingresso. Vabbè, ogni volta che c'è aurora boreale significa che praticamente c'è qualcuno che passa nella Terra Cava, mi sembra giusto. Una decisione celestiale bellissima. Il video è stato girato dalla telecamera della stazione spaziale russa, perché sono sempre i russi di mezzo, mi sembra classico. Entrambi i poli sono delle no-fly zone. Questo straordinario documento è stato reso accessibile da un coraggioso whistleblower russo, ci crediamo noi, eh. È una prova eccezionale, dell'esistenza del regno di Agartha, perché si vede tutto, no? Vediamo uscire il re di Agartha e dice: ciao ragazzi, come va? Il paradiso interdimensionale della divina dea Gaia. Aggiungiamoci pure un po' di New Age, perché altrimenti qua la nostra amata madre terra, con tutte le maiuscole, gli abitanti sarebbero i discendenti di Lumeria, che in realtà era Lemuria, dannazione quando lo scrivono, non sa neanche scriverlo giusto, e quelli di Atlantide rimasti fedeli alla luce. Fedeli alla luce, attenzione, è un rifugio, così Gaia ha creato un paradiso nel suo grembo, eh. Mi capite? Dai, dobbiamo proteggere gente che protegge la luce. Già? Oh, mannaggia, ragazzi, mi prego, non ce la faccio leggere gli oscuri arrivati. Di cui, oh mamma mia, cos'è sta cosa? Cosa stiamo vedendo? Cos'è sta cosa? Ecco, vediamo se sto video. Sì, senza musica, per favore. Cioè, ecco qua la stazione spaziale, il coraggiosissimo russo che può essere stato sicuramente fucilato per aver mostrato sto filmato. Ragazzi. Cura. Sì, ragazzi, sì, è un effetto che c'è in tutti i più banali software di editing video. Lo faceva anche un mio amico, questo effetto. Dai, si vede che è un effetto computerizzato, è sempre uguale. È il bellissimo, eccezionale video, prova inconfutabile. Questo qua, hai Sì, visto? proprio. Sì, Sì, è lo proprio. stesso effetto riprodotto in loop. È lo stesso effetto riprodotto in loop sopra il video originale. Guarda, va avanti, vai. Oh, questo video qua sicuramente ci crediamo adesso, eh. Ci crediamo tutti alla Garta per questo video qua. I commenti sono disattivati, ma vedi te, chissà perché hai disattivato i commenti in questo video. Una roba. Fa ridere, c'è un sacco di mi piace, ma a me non è piaciuto troppo. Però, vabbè, adesso andiamo avanti con la levitazione. Tu ci credi alla levitazione intanto? Ci credi? Ah no, c'è un... No, Aiuto! Scusami, ho prima della levitazione ancora un filmato magico. perché no? Sì, un filmato magico, ragazzi, eh. Un filmato magico di un praticante di aerochimica, che sapete cos'è?
muovere l'aria un attimo. Toglierò il volume anche qua, toglierò il volume anche qua. Ok. Aerokinesis Mega Blast spara tornado di foglie, evolve il ministro, questo qui è un... magico perché è bello, perché magico perché di strano. Lui con l'aria riesce a muovere le foglie dalla distanza, cioè lui controlla l'aria. L'aerokinesi è il controllo dell'aria, è una delle tecniche base magiche. No, una maestria, in realtà è una maestria. Serve una maestria magica, quella di muovere l'aria. C'è questo con l'acqua, c'è quella con l'acqua cinesi, c'è quella del fuoco cinesi, c'è quella della terra, quella di luce, oscurità. Sono tanti questi kin cinesi, ovviamente la telecinesi, la famosa telecinesi, insomma, sai come sono, quella di muovere gli oggetti. Ecco, là. Questo qui, lui dalla distanza, ecco, vedi, lui muove le foglie col suo potere, vedi? Attenzione, questo filmato ha un sacco di mi piace, quello è bello, ha un sacco di mi piace, perciò potrebbe essere veramente interessante. Andiamo a vedere un po' più avanti. Vedete, tutte le foglie si muovono attorno a lui quando passa lui, visto? Fa dei movimenti con la mano e le foglie si alzano. Che in effetti è interessante come cosa, eh? Guarda cosa sta facendo. Visto? Hai visto? Cioè, sta muovendo... tornando di foglie, lui muove la mano e si muovono queste foglie. E non sembra video editing, comunque, per quello che non ha commenti negativi. Cioè non ha... sembra, hai detto bene. Perché vedi che non è costante come movimento, non è lo stesso filmato. Guarda, adesso l'ha cambiato in un'altra direzione, vedi? Ma non sembra, però non vuol dire che non lo sia. No, perché ci sono alcuni effetti cinematografici che sono... che non si vedono, che non sembrano proprio fatti veramente, sì, capito? Sì, infatti. Cioè, più che altro queste foglie sono molto sgranate, perciò perdono la focalizzazione, si vede che c'è un movimento e non sono più costanti. Però è interessante comunque, che sia vero o no, questo lascia da pensare, sì, è chiaro, il bello è quello, interessante. Come sempre è importante aprire la mente alle possibilità, non significa credere a qualcosa, eh? Beh, certo, ma io credo, guarda... Vabbè, comunque tutto il video è così, di questo lui che fa queste cose, i commenti sono interessanti, e poi è sparito, dicono, no, non è sparito in realtà, è stato trasmesso in Travel Channel, paranormale registrato in camera, ha avuto successo, è stato un video interessante, dicevo, ti ho interrotto sulla levitazione prima, Claudio? Dicevo, allora, questo qua ve lo anticipo subito io, questo qui è un chiarissimo fake, voglio vedere se trovate il trucco, poi quello dopo invece c'è la speranza che sia vera, ok? Partiamo da questo, sugli ultimi due video della sera. Ok, bla bla bla, incredibile magia mostrato in diretta, talent, classico programma talent show. Andiamo un po' più avanti. Questo qua si mette a fare la levitazione, è uno che pratica levitazione. E guarda, io conosco il trucco, ovviamente, è un performer di strada. Ok, vediamo un po'. Guardate, America's Got Talent. Guarda, allora il bastone. Ah, aspetta, scusa, mi ho sbagliato. Puff, visto? E si appoggia sul bastone, avete visto? Incredibile, eh? Tutti sorpresi. Pubblico, come ma io sti programmi non li considererei troppo, però vabbè. No, vi spiego, c'è un trucco, io l'avevo studiato sta cosa, in pratica il bastone è connesso, vedete che lui si tiene sul bastone, e dall'altra parte sotto il vestito ha una cosa che lo tiene su praticamente, e lui si appoggia con l'altro braccio, capisci? Quindi è quello che lo tiene su, è un trucco di strada famoso, il trucco di levitazione col bastone, la conoscevo sta cosa, sapete? È un trucco famoso, infatti è un artista di strada, e però adesso passiamo a un filmato di un vero monaco buddista, quindi è una cosa un pochettino più interessante secondo me, monaco buddista, eh? Che si è posto per il... levitazione di monaco buddista, ecco qua. Però... si è messo... Sei ovvio che c'è il trucco? No, qui no. Non ho detto che ci sia il trucco.
Vedete, ha preparato la stanza, iniziamo a meditare. Voi sapete che i monaci, è sempre stato detto che i monaci dopo tanto tempo imparano, dopo 60 anni che vanno avanti, magari imparano a levitare. And everyone who I've met, everyone who I've seen, everyone I've talked to, said to meet you. So it's an honor, so thank you. Thank you, brother. I don't know. No, but people have told me that you have special qualities of meditation, that you can do amazing things with your body through meditation. Sono qualità speciali che probabilmente abbiamo già dentro di noi. Infatti dice, loro sono bravi. Sì, infatti questo qui dice, non sono l'unico che parla di meditazione. Tante persone. No, I understand. I like you closely guard my secrets. Anche molto onesto nel modo di rispondere. But I still was wondering if you'd just be able to talk to me about it. I've come so far away. You know, maybe we can share about what you do. Of course, we can talk to you. Okay, okay. Now, to give it to you as a gift. Okay? Look. Ah, avete un gruppo, dovete far passare la cosa attraverso. Quello è un gioco di magia, però. Thank you for allowing me into your beautiful home. Vabbè, I need to impress it here. Vediamo, adesso lo vediamo bene. Thank you. Sit down. Okay. Il sicuro che è interessante, perché so, mi ha sorpreso moltissimo. The thing that I hear the most about you, and you can tell me if this is true or not, is that you have power of levitation. Levitation. And as a magician, this is something that I'm fascinated with. Your magic is fantastic, but we're not the same as magicians. Yes, l'illusionismo non è. Understand. I know you don't want to teach me how to do it or tell me any of your what you do, but maybe I could just witness it. You come from very far away. You show me your scale. I don't know what happened, but I will try one time. Eccolo qua. Come vedi che non ci sono piedistalli dove si mette. Si vede che non è un piedistallo sta cosa. Sta meditando con l'umanità di Sorry, Dio. Sorprese che vedono che mi sta alzando. Logico, è logico. Vedete, non c'è un trucco. Vedete che non ha il bastone questo. No, è vero, effettivamente. Ha solo la catenina e ha entrambe le mani ce l'ha lì, quindi non è che si può tenere sopra con qualcosa. Can I push you? Yes. Qui era il filmato. L'unica spiegazione plausibile, se ci deve essere un trucco, che qualcuno dietro l'abbia sollevato in qualche maniera, però non so. Però non penso che sia questo tipo di trucco, sinceramente. Cioè, io voglio dire, è la cosa più plausibile che possa. Ma se andiamo a vedere. Cosa, scusa, non ti ho sentito. Dico, se andiamo a vedere, prendiamo esempio dal punto di vista proprio mentale o spirituale, può averlo fatto benissimo, perché a quanto si dice, noi esseri umani abbiamo questa capacità, solo che non le riusciamo a usare. Sì. Quindi, se andiamo proprio a vedere.
una cosa che, sa, che tutti sappiamo fare, sì, no? Io posso quindi... dire che da praticante di meditazione posso dire che di cose speciali ne sono successe, non ho mai levitato, ma di cose speciali ne sono successe, quindi posso dire che la levitazione, no, vabbè, quella non ci arriverò mai anche perché il mio peso, devi pesare sotto i 50 kg, anche di meno, 40 kg, essere veramente un umano di ossa e basta, secondo me, pelle e ossa, veramente, per riuscire a fare queste cose, perché sollevare una quantità, avevano calcolato l'energia cinetica che serve, una quantità spropositata, veramente una cosa assurda, per 40 kg è già una cosa assurda, figurati noi che siamo sui 60-70, io anche 80, quindi insomma è allucinante, però la meditazione posso dire che si succedono delle cose strane, interessanti, ed è vero, risveglia qualcosa dentro di noi, perciò io ci posso credere sinceramente, per me può essere realistico, ho voluto chiudere con questo filmato perché è la cosa più vicina al realistico che ci può essere, poi non dico che sia vero, ma che è credibile, a mio parere. E termino la mia discussione con questo, dicendo che io vorrei credere che ci siano queste cose. Non ho nessuna prova, ma questo filmato è la cosa più vicina a una prova che esiste nella storia, secondo me. Ed è famoso, gira da anni, da quanti anni questo filmato, non è mai stato debunkato. È una cosa che è inspiegabile, se vai a vedere. È inspiegabile perché lui non ha il trucco del bastone, lui le mani le tiene su questa catenella, si vede che è una catenella piegata, non è che c'è un interruttore che preme, c'è la piedistallo che va su invisibile, no, non c'è nulla del genere, quindi a meno che dietro non ci fosse qualcuno che lo solleva di nascosto, ma anche lì c'era un muro, ma infatti, quindi veramente, questa non era... può essere, non è che è impossibile, però mi sembra improbabile, dobbiamo mettere così. Anche per me, beh dai, allora direi che con questo possiamo concludere, sono soddisfatto, vi ringrazio per la serata, è stata una bella serata, belle chiacchierate, grazie Cla, grazie di tutto. Grazie a te.